Giovanna Ferrara, presidente nazionale Unimpresa, oggi giocate un ruolo fondamentale in questo parterre brasiliano. Sì, fondamentalmente, come abbiamo sottolineato nel documento programmatico presentato l'8 febbraio a Roma, l'internazionalizzazione rappresenta uno dei fattori fondamentali per assicurare la crescita alle nostre imprese. Il tessuto imprenditoriale italiano lo conosciamo benissimo, è rappresentato dal 90% di piccole, micro e medie aziende che poco o niente conoscono rispetto all'internazionalizzazione, visto i limiti dimensionali sia produttivi, sia sulla capacità produttiva, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere in campo, per non parlare chiaramente della mancata formazione delle risorse umane interne e quindi l'accesso diretto ai mercati di sbocco e all'internazionalizzazione. A tal proposito, all'interno del documento programmatico sono stati individuati i punti, quattro punti deboli delle nostre aziende che, come dicevo poc'anzi, trattasi di capacità produttiva limitata. Le attuali piattaforme logistiche smerciano una grossa distribuzione, una quantità proibitiva per le nostre aziende, quindi è necessario porre in essere delle piattaforme specialistiche di prodotti di fascia alta con limitata quantità che consentono appunto alle nostre imprese, ai nostri imprenditori l'accesso ai mercati esteri. D'altra parte sarebbe necessario porre in essere un fondo di rotazione, un fondo che consentisse alle aziende di anticipare le fatture, di poter porre in essere delle scorte necessarie per affrontare l'attività produttiva e l'incremento della stessa, oltre che aggiornare il parco macchine, attrezzature, impianti e quant'altro, forme di finanziamento per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale interno, nonché formare nuovi giovani laureati, consentendo anche agli stessi di avere un'occupazione in Italia, non più all'estero, visto che ormai ci lasciano tranquillamente per andare altrove. E poi, non ultimo, importantissimo, accompagnamento alle fiere e agli incontri B2B che rappresentano il cuore, il fulcro, la parte fondamentale e che di fatto grazie agli stessi le aziende possono conoscere i mercati di sbocco e non andare alla cieca oppure buttare e gettare denaro al vento per andare nei paesi dove non c'è un pre e un post fiera e che assicurano sicuri dei risultati in termini di capacità produttiva e di incremento del fatturato dell'azienda stessa. Questi incontri a cui veniamo volentieri ci consentono di conoscere i mercati esteri, di procurare contatti e di consentire appunto alle nostre aziende, che sono circa 108.000 e che rappresentiamo in tutta l'Italia, ci consentono di dare delle opportunità ripeto, per affrontare in modo più sereno l'internazionalizzazione, che non vuol dire semplicemente esportare, ma vuol dire conoscere i mercati esteri.